dice qualcosa la marca Victoria's Secret? Allora, io sono stata chiara e adesso mi dispiace, visto che non hai finito i compiti, non si va alla festa di Giara. Io scappo di casa! La lingua inglese, ma in Scozia, in Galles e Irlanda sono parlate di... Ah, ciao Estritas! Stavo giusto studiando geografia, non ne posso più! Guardate un bel po', mi manca un... tantissimo, guardate questo, poi questo, poi questo, poi questo, tantissimo Estritas. E spero che io ce la faccia a finire, perché sennò mamma Moni non mi fa andare alla festa. Ah, appunto, quale festa? La festa di compleanno di Giada! Esatto, e io ovviamente ci voglio andare, e infatti mi vedete un po' mezza vestita, perché guardate, stavo decidendo come vestirmi l'outfit, perché è a tema beauty. Guardate un po', allora mi sono messa un po' questa magliettina arricciata che mi piace troppo, poi questa maglia sopra un po' così moda americana, un po' casual jeans così, poi mi sono arricciata i capelli e poi non so se questi orecchini, queste collane le tengo, non lo so, scrivetemelo nei commenti come mi dovrei vestire. Ditemi se questi gioielli sono un po' esagerati, però la festa è a tema beauty, non so. Questi sono a forma di stella come voi e Estritas. E poi queste collane. Beh, comunque dopo faccio un'altra prova outfit, così mi dite secondo voi qual è la migliore. Memorizzate come sono vestita adesso e poi come mi vestirò dopo. Estritas, se volete vedere la festa di Giada e il regalo che le abbiamo fatto super mega bello, lasciate un like. Però ora purtroppo devo continuare a studiare. Ah, e comunque non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella. Lindon! Eccomi qua, guarda, ti ho portato la pizza. Ma che confusione qui! lo so, scusa. Estritas, ma anche voi avete una scrivania del genere? E dopo 3 secondi si rimette in disordine da sola, sì, però! Guarda! Da sola! Dai, Sofì, fai spazio, non ci sta neanche la pizza! Io non ho parole, Sofì! Va bene Sofia, allora, oggi c'è il compleanno di Giada. Sì. Che compie 9 anni, tanti auguri a Giada, dopo glieli faremo. E vedrete tutto Estritas in questo video, vi faremo vedere anche un po' la festa di Giada. Ma, Sofì, ricordati che ti ho detto che devi finire di studiare, che punto sei a proposito? Buono! Sì, sì, mi manca pochissimo. Pochissimo, bene, perché sennò non andiamo alla festa, eh. Io glielo dico a mamma Nadia, anzi lo sa già, che se non finisci tutti i compiti non ci possiamo andare. Mi avevi promesso e ti sei ridotta all'ultimo minuto ancora, che manca poco, io sono ancora in pigiama, ci dobbiamo cambiare e tu stai ancora facendo i compiti. Quindi per risparmiare tempo adesso mangi la pizza mentre studi. Eh no, Estritas, perché prima il dovere e poi il piacere. Comunque adesso non perdiamo tempo, non parlare con le Estritas, scusate, non vi offendete, ma Sofì ti devi concentrare a studiare, quindi ci vediamo dopo, eh? Io vado di là perché mi devo ancora vestire. Estritas, ho detto a mamma Moni una bugia, cioè, nel senso, una mezza verità, cioè, non è proprio una bugia, una mezza verità, vabbè, comunque, ho detto che mi manca pochissimo.
ma mi manca tantissimo! Cioè, tutte queste pagine, ci hai capito? Però dopo devo assolutamente interrompere di studiare, perché vi devo fare vedere il regalo di Giada, rimaneteli connessi. E adesso continuo a mangiare mentre studio. Pizza. Nel 900, l'impero coloniale britannico. Spero tanto che Sophie finisca tutti i compiti, altrimenti più tardi non potremo andare alla festa di compleanno di Giada. Miss Fritas, adesso ho fatto una pausa dallo studio per farvi vedere il regalo per Giada. Allora, tiriamo fuori l'altro sacchetto che c'è all'interno. Uno. Vi dice qualcosa la marca Victoria's Secret? Eh sì, abbiamo comprato qualcosina proprio da lì. Adesso vedrete che cosa. Allora, prima cosa, questa rosa, rosa di colore rosa, sono fiori di sapone, quindi sono come una saponetta ma a forma di petali. Poi una bomba da bagno a forma di cioccolato rosa, adoro. Dopodiché, allora, come faccio a spiegarlo? È al buio, qui si accende e fa tutta una lucina così. Adesso non si vede bene perché c'è tanta luce. Guardate senza luce. 3, 2, 1. Voilà! È effetto discoteca! Adoro! Continuiamo. E ora il regalo di Victoria's Secret. Un profumo rosa glitterato. Non so se si vedono i glitter, ma vi giuro che glittera un sacco. Non so se si dice glittera, vabbè. E profuma di mandorle. Mua, buonissimo. Se vi piace il regalo, lasciate un like. Chissà se piacerà a Giada. Speriamo proprio di sì. Però penso di sì, perché questo l'adoro e anche le altre cose. Ok, ho rimesso tutto dentro e adesso in cima metto questo, sia per decorare e sia per tappare. Perfetto, e ora questo sacchettino lo metto dentro a quest'altro, perché così non si vede subito che cos'è il regalo. Pronto? E ora mi metto subito a studiare, o se no mamma Moni mi scopre che sto perdendo tempo e va a finire male. Ciao Estreitas, la mia vita da sirena, direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon, link in descrizione. Besitos! Adesso sto facendo un'altra pausina piccolina dallo studio perché vi devo fare vedere la scelta 2 dell'outfit. Allora, guardate, allora, outfit 1, quello che ho addosso, top bianco, camicia così e jeans, oppure una maglia con il cappuccio e delle scritte in nero con dei pantaloni neri. Tuta. Quale preferite? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Sophie? Ma che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo qui, le registrazioni, gli outfit? Ma stiamo scherzando? È che ho fatto una breve pausa dallo studio. No, Sophie, tu dovevi essere alla scrivania a studiare. Allora, hai finito i compiti, sì o no? Sono a metà. A metà?
No, Sofì, i patti erano che tu finivi i compiti e si andava alla festa di compleanno di Giada. Tu non hai finito i compiti, ma ti rendi conto che fra 5 minuti dovremmo uscire di casa? Tranquilla, intanto adesso vado alla scrivania e li faccio tutti. Sofì, non c'è più tempo. Allora, io sono stata chiara e adesso mi dispiace, visto che non hai finito i compiti, non si va alla festa di Giada. Compiti, cioè in realtà sì, ma io devo per forza andare alla festa di Giada, è la mia migliore amica e non posso mancare. Quindi ho deciso che scapperò di casa per andare alla festa di Giada. Esatto, quindi per favore lasciatemi la vostra forza, quindi un like. Ora scappo. Io scappo di casa! Non mi devo fare sentire da mamma Moni. Lo so che queste cose non si fanno, però io lo devo fare per forza. Ci devo essere alla festa di Giada per farle gli auguri di compleanno. Esatto, ci devo essere a tutti i costi. Auguratemi buona fortuna, Estritas. E non dite niente a mamma Moni, eh? Shh. Ora vado. Velocemente. Shh. Estritas, questa situazione è molto brutta. Non andremo più alla festa di compleanno di Giada. Eh sì, Sofì avrebbe dovuto ascoltarmi e fare tutti i compiti e invece non l'ha fatto e adesso ne paga le conseguenze. Purtroppo anche Giada e mamma Nadia ci rimarranno molto male, ma non ci posso fare niente, ormai ho preso questa decisione. Sofì deve imparare che i compiti e lo studio sono molto importanti e quindi deve imparare la lezione. La lascio ancora un po' da sola di là in cameretta e poi vado a vedere come sta. Sono dispiaciuta anch'io. Allora Lu, hai capito? Esatto, sono scappata di casa senza che mamma Moni lo sapesse. Sì, penso che mamma Moni fra poco scoprirà che non sono più in casa. Però lei non sa che sto andando alla festa di compleanno di Giada. Mi devo sbrigare, non devo farmi scoprire da mamma Moni. Facciamo così, adesso io ti raggiungo e ci incontriamo nella via principale della casa di Giada, ok? Ok, perfetto. Ciao ciao, ci vediamo dopo, arrivo.
Estreitas, mi raccomando, lasciate like e non dite niente a mamma Moni, eh? Ora devo sbrigarmi. Sophie non è in casa e non è neanche nella sua camera. Voi l'avete vista, Estreitas? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Doveva rimanere qui a fare i compiti. Adesso la chiamo. No, non risponde. Devo uscire a cercarla. Estreitas, Sophie non risponde al telefono. Adesso sono in macchina e perché penso di sapere dove sia andata. Secondo me è alla festa di compleanno di Giada. Esatto, gliel'ho proibito e lei ci è andata lo stesso. Ah, ma adesso che arriverò lì, la prendo per le orecchie e mi sentirà. Saranno guai. Adesso sto andando a casa di Giada e mamma. Se volete sapere che cosa succederà, lasciate subito like e rimanete commessi, perché ne vedrete delle belle. Vabbè, io vorrei capire. Sophie deve essere sicuramente qui alla festa di Giada. Ecco qui, sì, ci sono i palloncini. Ecco, adesso qui ci sarà Sophie. Sono arrabbiata nera. Però vabbè, mi dispiace per Giada. Facciamole gli auguri e entriamo a casa loro. Ecco qua. Ecco, papà Dario. Dimmi. Ma Sophie è qui da voi? No, io non l'ho visto. Perché? Sei sicuro? Certo, non l'ho. È scappata e io credo che sia venuta a vedere Giada. Ma io non l'ho vista, vai a vedere, vieni in casa, non lo scendo, so. Scendo, scendo. Allora, qui c'è la festa, scendiamo. Forse Sophie non c'è. Vediamo. Sophie. Mi sono spostata più su perché non voglio disturbare la festa. Ecco, Sophie è scappata, mi ha disubbidito per venire alla festa di Giada. Ah, ma a casa facciamo conti. Ormai è qui e non posso portarla via dalla festa, altrimenti mamma Nadia ci rimarrebbe male. Ma soprattutto Giada. Vabbè, godiamoci la festa, ma rimanete lì perché dopo farò i conti con Sophie, che è venuta qui con lui. Mannaggia. Sfiamo un po' la festa. Venite. Allora, una pallina va nella mano, la seconda pallina va nella mano e la terza pallina dove va? Nel cestino. Nel cestino magico. Ma vi faccio una piccola domanda. Quante palline ho nella mano? Tre persone, vabbè ci sta, dai. Ma questa volta... Quindi è più buono di quello che hai tu. Così ve lo potete scambiare. Ne
No, cos'è sto schifetto? Visto che il bacino tra Sofia e Giada ha fatto proprio schifo, ce lo diamo noi. Così si fa! Così si fa! Non sapete neanche darvi i bacini! Ma voi due, signorine! Una e una due! Cioè, finirete in castigo, perché comunque tu hai aiutato, sei complice! No, Nadia, guarda! Cosa non te lo volevo dire, però Sofia è scappata di casa! Ancora? Per venire da Giada e evidentemente lui forse lo sapeva! Forse, non lo so, devo indagare! Colpa sua! Non facciamo figuracce come al solito, lasciamo stare Giada e mamma Nadia, perché non voglio coinvolgervi. Comunque adesso ancora 5 minuti e poi ce ne andiamo. Vabbè, comunque ragazzi, mi ha fatto piacere vedervi. Adesso sono cavoli vostri, però. Esatto, Sofì, soprattutto cavoli tuoi. Allora, care Estreitas, prima di andare a casa, ecco qua Giada, la festa è finita perché sono andati via tutti, e con questo momento di calma volevamo fare tantissimi auguri a Giada per i suoi 9 anni! Quindi Giada, sappi che la tua amica Sofì, pur di venire alla tua festa, è scappata di casa, l'ho dovuta riacciuffare qui per questo motivo, che ha fatto tardi alla tua festa, perché è scappata. Ma è colpa tua. È colpa mia, sì, vabbè, sempre colpa della mamma qua. Voi finirete il castigo anche tu, Giada, una volta che non sarà più il tuo compleanno finirai il castigo pure tu. No, sto scherzando. Io. Va bene, allora noi continuiamo dopo. Estreitas, rimanete con noi perché poi continuiamo e ne succederanno delle belle. Intanto tanti auguri, Giada. Tanti auguri. Bye. Finalmente siamo tornate a casa dalla festa di Giada. È stata bellissima la festa. Beh sì, devo ammettere che è stata bellissima, ci siamo divertite. Ma ora facciamo i conti, signorina. No. Perché tu sei andata alla festa senza permesso, sei scappata e hai disubbidito ai miei ordini, che erano quelli di studiare. Lo so, hai ragione. Quindi il tablet è ritirato, Sofì. No. Sì, ma non solo. Anche il tuo cellulare. Il telefono è essenziale. E adesso questi li tengo io fino a data da destinarsi. Quindi non si sa la data? Deciderò fino a quando. Vedrò come ti comporterai, se studierai te li potrò ridare, ma per il momento sono ritirati. Beh, questa volta me lo merito perché ho sbagliato a disobbedirti. Io avrei dovuto obbedirti. Estreitas, non fate come me, obbedite ai vostri genitori. E prima si studia e poi si gioca, quindi prima il dovere e poi il piacere. Sì, e non sarei dovuta scappare. Va bene, dai, l'importante è che tu impari dalle tue azioni e soprattutto voi Estreitas non fate queste cose, ma imparate da Sofì a comportarvi bene, cioè non fate come lei. Benissimo, e allora a questo punto tutto è bene, quel che finisce bene. Più o meno, perché sono in punizione. Beh, diciamo così, non si è fatto male nessuno, quindi è finita bene. Ma è arrivato il momento di mandarvi tantissimi besitos! Festosi! E fila, fai i compiti. Subito, devi finire i compiti, dai, andiamo!